quando ho iniziato a scrivere, perché ora io faccio cose con i traslochi, capito? Infatti la mia prima canzone si chiamava Trasloco, poi lo mandai a Castrocaro, ma io non pensavo manco che mi chiamassero. Luca, il mio chitarrista, una mattina va in bagno, apre il giornale e legge il mio nome tra i selezionati. Io manco lo sapevo perché non mi era arrivato il telegramma. Le canzoni nascono a coppia, e mentre ne scrivo una ne pensa un'altra, e così è stato. Per esempio, un esempio ti posso fare, e l'ho scritta contemporaneamente a Un segreto, che è un singolo che poi ho messo nel mio disco, nel mio primo disco. Io sono appassionata di musica, no? Ma anche di archeologia, e bene o male queste due cose si accomunano, perché uno che scrive va in profondità, un archeologo va in profondità perché scava per trovare i resti delle cose, per tirare fuori. Dopo che ho scritto una canzone mi piace andare a visitare le mostre, perché se esci con gli amici ti svuotano tante volte perché raccontano tutti gli affari loro. Invece quando vai a vedere una mostra, vedi un quadro bello, ti sprizza fuori l'energia, ti catturi quello che ti piace. A me mi ricarica, è come se attacco le pile alla spina e poi sto pronta per scrivere delle altre cose.